la zona crepuscolare. Ecco come si presenterebbe l'ambiente marino tra i 70 e i 200 metri di profondità. Se prendendo un bel respiro, ci si potesse immergere con una maschera e vedere il fondale. Il Mar Mediterraneo è una delle aree più ricche al mondo per specie animali e vegetali, con un alto livello di endemismi. Caratterizzato da una ricca biodiversità, rappresenta circa il 9% del numero totale di specie marine note al mondo. In esso sono state descritte circa 8.500 specie animali e 1.300 organismi vegetali tra piante e alghe. E ancora oggi si continua a descriverne di nuove. Negli ultimi anni l'impegno nei confronti della tutela della biodiversità marina si è notevolmente intensificato, sia per identificare le problematiche e le priorità di azione, sia per individuare strategie di intervento per la conservazione degli habitat e di tutti quegli organismi a rischio di estinzione o comunque in equilibrio precario. Purtroppo, oggi sono sempre più frequenti i casi di depauperamento ambientale, con conseguenti perdite di particolarità biologiche. Ok, a mare! Risulta indispensabile valutare lo stato attuale della biodiversità marina per riuscire ad anticipare eventuali squilibri che a lungo andare diventerebbero irreversibili. Libero! Tutto è nato da un progetto fatto con la Regione Calabria, proprio mirato sullo studio della biodiversità marina. All'inizio di tutto questo lavoro, di tutti questi studi, ci siamo accorti che c'era una grandissima mancanza di conoscenze sugli ambienti profondi. Più in profondità di dove erano stati i subacquei sportivi, insomma sotto i 40, 50, 60 metri, noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo delle informazioni ricavate dalle attività di pesca, ma ci siamo benissimo accorti che non sono per niente significative e non rispecchiano la realtà di quello che c'è lì sotto. Parlavamo di specie profonde, c'erano documentazioni di coralli neri, gorgonie che erano state raccolte nel passato, anche 200 anni fa, e descritte tramite piccoli campioni o frammenti presi con le reti a strascico o con appunto altri strumenti da pesca che si erano impigliati in questi organismi. Però non sapeva assolutamente come fossero distribuite e di quanto ce ne fossero, anzi erano sempre state considerate delle specie rare. Quindi l'idea era che le profondità del nostro mare fossero in qualche modo povere di biodiversità, povere di specie. E quello che appunto è stato sorprendente è che invece la condizione è completamente diversa. Tutte queste specie considerate rare sono semplicemente specie profonde che quindi prima non potevano essere realmente descritte o comunque non si poteva conoscere effettivamente come fossero nel loro ambiente naturale proprio perché non c'erano i mezzi per poterle osservare dal vivo. I dati raccolti confluiranno in un database florofaunistico marino georeferenziato per l'individuazione, lo studio e la valutazione di habitat e biocenosi di particolare interesse naturalistico e conservazionistico, caratterizzati da una marcata biodiversità o da particolari emergenze. Il
campionamento è stato pianificato dando maggior risalto ai fondali rocciosi, procedendo separatamente per gli ambienti costieri e quelli profondi. Ci siamo accorti che, lavorando solo in immersione, osservando quello che potevamo fare solo con le bombole, con gli autoespiratori, con le immersioni scientifiche, cioè scendendo fino a 40-50 metri, ci rendevamo conto che ci mancava qualcosa. Gli ambienti profondi, e con profondi in questo caso intendiamo al di sotto delle quote normalmente raggiunte dai subacquei, raccolgono e nascondono delle biodiversità incredibili. Ci siamo trovati un po' catapultati in questa storia quasi per caso, o forse per sfida, perché c'è stata l'intuizione di investire denaro in questo rover, in questa nuova strumentazione che ha permesso di esplorare nuovi ambienti, ma in realtà all'inizio non avevamo assolutamente idea di che cosa ci dovevamo aspettare, che cosa poteva il fondo del mare presentare. Le biocenosi di fondo duro, caratterizzate da una moltitudine di specie di coralli e spugne e da numerosi organismi associati, tra i quali i pesci, rappresentano solo una piccola frazione nell'ambiente marino in rapporto all'estensione dei fondi mobili, eppure rivestono un interesse scientifico ed economico assolutamente paragonabile. L'eterogeneità dei fondi duri, dovuta alla ricchezza di situazioni e popolamenti, fa di questi una grande riserva di biodiversità che non trova corrispondenza in nessun altro ambiente. In particolare nel Mar Mediterraneo, considerato da molti un mare conosciuto, gli ambienti rocciosi, soprattutto quelli profondi, rappresentano una continua riserva di sorprese. Monitoraggio sono stati effettuati campionamenti video e fotografici tra 40 e 300 metri attraverso l'utilizzo di un ROV, Remotely Operated Vehicle. Il ROV è un veicolo subacqueo guidato da un operatore posizionato a bordo di un'imbarcazione. Il mercato di questi veicoli era molto limitato a mezzi costruiti e pensati per i lavori, diciamo, di piattaforma per l'offshore. C'erano pochissime macchine che potessero lavorare bene nello studio della biodiversità marina, cioè che ci potessero dare delle immagini nitide, particolarmente risolute, e che a noi servivano per forza per identificare bene quello che vedevamo. Siamo partiti da un piccolo veicolo, negli anni abbiamo incrementato sempre di più la dotazione, abbiamo acquistato un piccolo manipolatore per poter raccogliere campioni, abbiamo messo telecamere sempre a maggiore risoluzione e abbiamo iniziato a lavorare. Lo strumento di monitoraggio è costituito da un veicolo in grado di sviluppare una velocità massima di 3-4 nodi, un'unità di superficie composta da una console per i controlli remoti e un cavo ombelicale che trasporta l'alimentazione, l'ordine e i segnali di controllo provenienti dalla barca. Collegate al veicolo possono essere previste attrezzature per il prelievo di campioni subacquei. Perché abbiamo iniziato solo nel 2010 a fare questo tipo di studio? Beh, diciamo che la tecnologia ci viene in aiuto, però è vero che, insomma, siamo andati sulla Luna, se non mi sbaglio, era nel 1969, quindi non è che ci manca la tecnologia, solo che chissà per quale motivo tutto questo know-how tecnologico è difficilmente impiegato nelle esplorazioni sottomarine. Solo negli ultimi anni, per fortuna, questo processo sta cambiando. Una grande stupore, grande meraviglia, perché
trovavamo sempre più cose, sempre nuove specie, sempre ambienti diversi, e nel tempo abbiamo avuto la possibilità di costruire e renderci conto di che cosa gli ambienti profondi effettivamente custodiscono. I dati vengono videoregistrati per essere successivamente elaborati e tradotti in archivi digitali. L'uso di questo strumento ha permesso di acquisire dati qualitativi, come la presenza o assenza di determinate specie, e dati semi-quantitativi, come per esempio la percentuale di ricoprimento di un determinato organismo. L'interfacciamento del ROV con un sistema di posizionamento acustico consente di avere, in tempo reale, la posizione esatta del veicolo rispetto alla barca e di visualizzarne i movimenti su di un sistema GIS. Abbiamo esplorato quasi un migliaio di siti tutto intorno all'Italia. Abbiamo avuto l'occasione di lavorare con i maggiori centri di ricerca e università che si occupano di questi ambienti e abbiamo potuto finalmente fare luce su quello che c'è in profondità. E i pescatori detengono un patrimonio di conoscenze straordinario. C'è un castello per me che è 14 metri d'altezza. Cioè, perché dico questo? Perché con prima si andava senza scandaglia, poi con l'ecoscandaglia abbiamo preso la figura di questo castello che con le lenze ce ne siamo andate sopra, poi la corrente ci ha buttato fuori dal castello ed è sceso 14 bracci. Si sono prestati tutti, stati tutti molto molto disponibili e ci hanno indicato i punti dove per esempio afferravano le reti, dove perdevano le reti, e questo c'è stato il primo punto per individuare, diciamo, zone rocciose profonde e sconosciute. Dopodiché ci siamo recati in zona, abbiamo fatto delle prospezioni con ecoscandagli molto sofisticati come ecoscandagli multifascio oppure ecoscandagli a scansione laterale, e questo ci è servito per avere un'idea di quello che andavamo a incontrare sul fondo, l'estensione, l'altezza dal fondale, insomma individuare una secca rocciosa, quanto è grande, quanto si alza il fondale e dov'è soprattutto. Ci sono delle zone sconosciute ai più che rivelano di una ricchezza, di una biodiversità straordinaria, cose assolutamente mai viste. Stiamo descrivendo nuove specie di molluschi, nuove specie di spugne, abbiamo gorgonie che non sono mai state viste, mai segnalate nei mari italiani, insomma, grandi risultati. Aragosta grande! Oh, la sponge! Ma questo pure era... Ah, è bellissimo! Sì, ma fammi una foto qua, Simo. L'ornera, bellissima! Arazzo alto, sei visto? Sì. Quella è una lima. Aspetta, guarda quell'attiniario là sotto. I campionamenti svolti hanno evidenziato l'eccezionalità non tanto del tipo di biocenosi relativamente comuni in tutto il Mediterraneo, ma dell'estensione di alcune facies, specialmente a coralli e spugne. Ulla! Questo è Emilio Batis Aquila! Hai visto la cernia? Era marginale. L'esperienza notturna è differente rispetto ad una normale immersione subacquea diurna. Questo perché una gran parte della fauna marina, come numerosi crostacei, echinodermi e pesci, esce dalle proprie tane protetta dall'oscurità in cerca di cibo. E soprattutto per il fascino che questo particolare tipo di immersione dona all'ambiente marino.
Ma un altro momento che mi ricordo sempre con tantissimo entusiasmo è stata la scoperta di un piccolo corallo bioluminescente. Eravamo in Sicilia, diciamo nella zona tra Trapani e Marettimo. Stavamo in realtà lavorando con colleghi di varie università su un progetto finalizzato al corallo rosso, però erano parecchi giorni che, insomma, a causa del brutto tempo eravamo un po' in ritardo sul lavoro. Quella volta quindi abbiamo lavorato oltre il tramonto del sole, erano già le 8:30 di sera e stavamo ancora lavorando. Mentre eravamo su una secca profonda, intorno ai 250-270 metri, sopra una gorgogna di profondità abbiamo notato che c'era un organismo per noi mai visto, cioè una specie di edera arrampicante dal colore giallo-oro molto, molto bello. Nessuno, a bordo c'erano vari professori di un'università, ma nessuno di noi aveva mai visto, aveva nessuna idea di quello che potesse essere questo piccolo organismo. Allora, come di consueto, ne abbiamo raccolto un piccolo campione per tutte le analisi necessarie alla classificazione. Quando l'abbiamo portato a bordo, che era notte fonda, ci siamo accorti che appena questo organismo veniva toccato, cosa faceva? Si accendeva cioè emetteva una luce bioluminescente gialla, molto intensa. Questo è il primo, diciamo, tra virgolette, corallo, anche se non è un corallo, il primo corallo bioluminescente che è stato trovato nel Mediterraneo. Pensate, ancora adesso ci sono i campioni raccolti, sono stati mandati a varie università, a vari istituti, un campione è andato anche in Giappone e tutti stanno lavorando per cercare di capire bene che tipo di organismo è. È un corallo molto simile alla Savaglia come classificazione, però per adesso è ancora quasi sconosciuto. Le reti fantasma danneggiano l'ecosistema marino. Le attrezzature da pesca abbandonate, perse o altrimenti dismesse compromettono gli stock marini e costituiscono un pericolo per le imbarcazioni. Eravamo in un fondale relativamente basso, eravamo intorno ai 100 metri. Stavamo lavorando nella zona dello stretto di Messina e era uno di quei momenti sfortunati in cui ci eravamo impigliati in un palamito perso e cercavamo di fare tutte le manovre possibili, no, per poter sganciarci e risalire. In quel momento lì, mentre eravamo tutti presi in questa manovra, tra virgolette, di emergenza, compare proprio dal buio un enorme squalo vacca. Insomma, era la prima volta che lo vedevamo. Quindi dalla concentrazione per cercare di liberarsi dal filo, siamo tutti impazziti per cercare di riprendere, di fare delle immagini bellissime di questo squalo, ma noi non potevamo muoverci perché eravamo impigliati. Questo squalo ci ha fatto due giri intorno, proprio curiosare che cosa stavamo facendo, dopodiché ci ha lasciato. Siamo rimasti lì un'altra ora a cercare di liberarci da questo palamito, però insomma il momento è stato bellissimo. I tramagli, le nasse e le trappole per pesci contribuiscono alla pesca fantasma. Le reti da pesca estese tendono prevalentemente ad intrappolare altri organismi marini e le reti a strascico a danneggiare gli ecosistemi sottomarini. È strano perché uno si immagina un ambiente profondo, lontano e quindi possa non essere toccato da quello che è l'attività dell'uomo. Invece al contrario, praticamente il 90% dei punti di immersione che abbiamo fatto abbiamo trovato tracce della presenza dell'uomo, con la presenza di rifiuti e di reti, attrezzi da pesca persi. Spesso le reti che sono sia perse per sbaglio o proprio deliberatamente abbandonate rimangono appunto sul fondo, si impigliano tra le rocce, tra i coralli e possono anche continuare a pescare, si parla infatti di reti fantasma, per un tempo indeterminato. Quindi tutto quello che viene catturato in realtà rimane lì senza che poi nessuno ne possa comunque usufruire, non viene catturato e rimane là a morire. È stato stimato che le attrezzature marine abbandonate, perse o dismesse negli oceani ammontino a 640.000 tonnellate, pari ad un 10% di tutti i rifiuti presenti in mare.
tutto quello che finisce sott'acqua sparisce. Però il mare non è niente di magico, niente di quello che buttiamo sott'acqua sparisce, tutto quello che mandiamo sott'acqua rimane lì. E sono ambienti per adesso sottoposti a grandissimo rischio di distruzione da parte, per esempio, della pesca a strascico, da parte della pesca con le lenze e con altri tipi di reti. E questi lunghi fili cosa fanno? Vanno e si aggrappano alle cose più sporgenti che trovano, e purtroppo nel nostro caso sono questi coralli neri millenari, i coralli bianchi, i coralli gialli, oppure le semplici gorgoni. Però tutti questi organismi sono molto fragili, impigliati in questi fili continuano, no, a fare un'azione abrasiva su questi organismi. Questi fili vengono colonizzati in breve tempo da organismi incostanti, per esempio briozoi, spugne, li fanno diventare più pesanti, man mano che passa il tempo diventano sempre più pesanti, e l'effetto finale è che al 99% distruggono una colonia facendola cadere. Negli ultimi anni l'impegno nei confronti della tutela della biodiversità marina si è notevolmente intensificato, sia per identificare le problematiche e le priorità di azione, sia per individuare strategie di intervento per la conservazione degli habitat e di tutti quegli organismi a rischio di estinzione o comunque in equilibrio precario. Purtroppo, oggi sono sempre più frequenti i casi di depauperamento ambientale, con conseguenti perdite di particolarità biologiche. Risulta indispensabile valutare lo stato attuale della biodiversità marina per riuscire ad anticipare eventuali squilibri che a lungo andare diventerebbero irreversibili. Però adesso, mettendo in evidenza questo problema, segnalando a tutti le bellezze e l'importanza di questi ambienti, è già da qualche anno che le politiche di conservazione stanno lavorando proprio su questi ambienti. Le problematiche relative alla conservazione degli ambienti profondi è ormai una problematica comune della Comunità Europea, e la Comunità Europea ha dato delle direttive molto chiare che obbligano tutti i paesi a fare dei piani di protezione e di monitoraggio per questi ambienti. Come facciamo? Dobbiamo innanzitutto individuare le aree che sono più sensibili o più ricche di biodiversità e trovare una maniera, insieme agli operatori, gli operatori del settore sono i pescatori, iniziare insieme un processo che porti alla conservazione di queste aree. Però sono sicuro che lavorando insieme, portando a galla il problema, possiamo insieme trovare delle soluzioni. Spero che il passo successivo sia perlomeno promuovere un cambiamento, no, nel pensiero delle persone, in maniera che pensino al mare non come un luogo magico che fa sparire tutto, ma come un ambiente interessante e che necessita di protezione. Of the world, most faceless in a desperate slow motion.